Allora, Presidente, la sua visita qui in prefettura a Foggia. Siamo venuti qui per portare la nostra testimonianza, la vicinanza anche alle vittime, consapevoli della gravità dei fatti che sono occorsi e l'incidente, 12 morti, 3 feriti. Ieri, ma come sapete, 4 morti sabato scorso, e significa evidentemente qualcosa, non possono essere considerati fatti occasionali. L'incidente stradale è un fatto occasionale, però qui c'è qualcosa di più evidentemente. In queste ore può apparire una coincidenza, ma in discussione e in approvazione al Senato il decreto dignità. Ecco, il concetto di dignità è un concetto che questo governo pone al centro della sua iniziativa di governo, al centro della sua azienda, della sua agenda. Lavoro e dignità sono due concetti che si distinguono ma costituiscono un binomio inscindibile, perché non si può pensare al lavoro senza che siano assicurate quelle condizioni che garantiscono la tutela della dignità del lavoratore. Questi morti, dietro queste morti non c'è dignità. C'era un lavoro sfruttato e non c'era dignità. Noi dobbiamo fare in modo che questo non accada. Sono qui quindi per approfondire, sono qui per incontrare una delegazione dei lavoratori, dei braccianti agricoli, una delegazione dei rappresentanti sindacali, delle autorità. Abbiamo una legge da cui partiamo, perché noi non riteniamo ragionevole ogni volta dire bisogna introdurre una legge. Una legge c'è, la legge 199 del 2016. Da quella legge sul caporalato, intende? Esatto, da quella legge noi partiamo, però dobbiamo anche capire perché quella legge non ha prodotto gli effetti sperati. Quindi si tratta sicuramente di integrarla appieno, di verificare, e guardate che parliamo di un sistema, per cui si tratta di rafforzare anche gli strumenti di controllo, di prevenzione, lavorare quindi sul trasporto, incentivare gli imprenditori qui, la gente pugliese, io la conosco come sapete, ha un gran cuore, però dobbiamo creare anche meccanismi incentivanti perché gli imprenditori agricoli siano incentivati a rinunciare a un poco di lucro, un pezzo di lucro, per favorire condizioni lavorative nel massimo del rispetto della dignità dei lavoratori. Aumenterete gli uomini, Presidente, gli uomini sul campo? Sicuramente dobbiamo incentivare i controlli, rafforzarli, già sono fatti, abbiamo qui il prefetto che mi ha elencato i dati. È chiaro che però l'estensione dell'attività imprenditoriale agricola qui è tale che i controlli è difficile, diciamo, da poterli assicurare in modo capillare. Sicuramente, come ha anche anticipato il ministro Di Maio, il vicepresidente, dovremo rafforzare anche i controlli dell'ispettorato del lavoro, ma dobbiamo incentivare anche la rete del lavoro agricolo di qualità. Ecco, quindi una serie di interventi che cercherò di mettere a punto per evitare che questo fenomeno del lavoro nero, del lavoro così sfruttato, così poco dignitoso, anzi in totale violazione della dignità dei lavoratori, vada avanti. Grazie. Cosa farete per le vittime, Presidente? Cosa farete per le vittime?